In questa seconda lezione continuiamo a vedere quello che abbiamo visto, quello che avete già visto in altri corsi, quindi rinfreschiamo un pochino la memoria su quello che è come sforzo semplice uno sforzo di analisi della sollecitazione di torsione. Quello che vi dirò è la teoria esatta di torsione è relativa a travi di sezione circolare. Per travi di sezione diversa la teoria è un po' più complicata, esistono comunque delle soluzioni, li vedrete, stanno riportate su molti manuali. Noi ragioniamo in termini di trave circolare sia perché è più semplice la trattazione, sia perché poi alla fine la progettazione dei componenti meccanici, l'albero di trasmissione in particolare, ha una sezione circolare che può essere piena o cava, ma sempre circolare. Quindi ragioniamo su questo tipo di sezione. La cosa più semplice da dire sulla torsione è che se voi fate caso a un componente, un elementino di trave e sezione circolare che stiamo considerando, quando viene applicata una sollecitazione che fa ruotare le sezioni, pensate per esempio qui vincolato da questo lato e qui voi applicate una sollecitazione che tende a far ruotare le sezioni. La sezione ruotando genera su una generica fibra, vedete la fibra AB, genera un andamento, fa sì che il punto B si sposti in B', quindi la generica fibra B assume un andamento di arco elica in realtà. E il punto B spostandosi si sposterà in B' di un certo angolo θ. Se consideriamo la generica fibra interna all'elementino, subirà lo stesso tipo di spostamento, anche se ovviamente la lunghezza dell'arco sarà più piccola. Questo vale per tutte le fibre che sono poste a quella distanza al centro. Quindi quello che possiamo dire è che lo spostamento ed anche lo sforzo tangenziale sono funzioni del raggio della sezione. Più mi avvicino al centro, più lo spostamento e la tau vanno a zero, si riducono fino ad arrivare a zero all'origine, in maniera, come vedete, lineare, per cui è proprio funzione del raggio. Vediamo di definire, di scrivere le equazioni che tengano conto di questo andamento. Abbiamo indicato con L la lunghezza della fibra del generico dell'elementino, con θ l'angolo di rotazione della sezione O. Questo è quello che vi dicevo prima sull'andamento della tau. Al solito tenete presente che questo vale in particolare per sezione circolare, quello che stiamo dicendo. Per sezioni più complicate le forme sono un po' più complesse. Quindi se noi consideriamo il generico elementino, imponiamo il nostro momento torcente ad una fibra AB che sta a una certa distanza y dal centro, abbiamo visto che il punto B si sposta in B' di un angolo θ, ma la fibra stessa, questa, vedete, si piega, diciamo, di un certo angolo rispetto a questo punto, di un certo angolo gamma. Se voi applicate i teoremi di trigonometria che ben conoscete, teoremi sui triangoli, l'angolo gamma in realtà sarebbe la tangente dell'angolo gamma, però per piccoli angoli voi potete confondere la tangente con l'angolo. La tangente dell'angolo gamma è uguale a questo cateto B' diviso il cateto L. Quindi questo per quanto riguarda l'angolo gamma, quindi posso scrivere che BB' è uguale a y, ma BB', questo arco di circonferenza, è anche uguale a questo cateto, e y, per l'angolo compreso, che è θ. Quindi questo è gamma, BB' lo posso scrivere in questo modo, l'angolo gamma lo posso identificare come angolo θ per y, che è la distanza di B dall'origine O, diviso L, che è la lunghezza della fibra che sto considerando.
se faccio questi passaggi e ricordando la legge di Hooke, che sicuramente avete visto anche per il taglio, che espressa come tau uguale a g per gamma, dove g è il modulo di elasticità trasversale del materiale, che è funzione di E, quindi l'abbiamo visto. Per gli acciai sapete, assumendo un E indicativo di 200.000 megapascal, G è circa 80.000 megapascal, grosso modo. La tau la posso esprimere, quindi, se al posto di gamma ci metto teta YL che avevo trovato prima, l'espressione diventa questa. Quindi a questo, ma io so che se vado a considerare la generica sezione, la forza agente sulla sezione è data da lo sforzo elementare per l'area elementare. Sommando tutti questi sforzi ottengo la forza, quindi il momento torcente che agisce sulla sezione, la sollecitazione esterna. In realtà dovrei fare un integrale, qui l'ho espresso come sommatoria. E il singolo sforzo tau per l'area su cui agisce A, area, scusate, qui ho utilizzato A, che è lo stesso simbolo che ho utilizzato nella prima, però qui sta in quell'A piccolino, indica l'area infinitesima, il dea grande se volete, per la distanza y dal centro, questo mi dà il momento torcente. Se a questo punto al posto di tau metto questa espressione qui, la metto al posto di tau, ottengo quindi che il momento torcente può essere espresso in questo modo. Questi tre termini sono costanti e li tolgo fuori dalla sommatoria, mi resta dentro questo. Che cos'è questo? È il momento polare della sezione. Vedetelo come un integrale, non come una sommatoria. Io l'ho espresso come sommatoria per farvi capire, ma se lo scrivete come integrale è proprio il momento polare della sezione. Quindi il momento torcente sarà uguale al modulo della sezione trasversale per l'angolo di rotazione teta per il momento polare diviso la lunghezza dell'elemento che sto considerando, di fibra che sto considerando. Pertanto l'angolo teta, se io da questo mi ricavo teta, lo posso esprimere in questo modo. Questo lo sapete, quanto vale per la sezione circolare? Di greco, di quarti, 32esimi. L'avete visto, sì? Dal punto di vista, diciamo, della progettazione, quello che a me interessa è questo. Riscrivo la mia equazione tau come g teta yl che avete visto prima. Da questa, se, dato che io ho espresso il momento torcente in funzione dell'angolo teta, posso scrivere questa relazione qui, che è l'equazione di stabilità, cioè la mia tau è uguale al momento torcente per la distanza dal centro diviso il momento polare della sezione. Questa è una formula che useremo sempre, non direttamente espressa in questo modo, adesso ci arriviamo all'espressione che userete spesso negli esercizi, ma quella è l'espressione fondamentale. La tau massima qual è? È quella ovviamente sulla superficie esterna della sezione, quindi al posto della y ci vado a mettere il raggio, che è il punto più esterno della sezione, per cui la tau massima sarà momento torcente per il raggio diviso il momento polare della sezione, esprimendo con W il rapporto tra momento polare e raggio, che rappresenta il modulo di resistenza a torsione del mio elementino, posso andare a scrivere quella che è l'equazione che mi consente di fare la verifica a torsione di un componente. E quindi la mia tau massima è uguale al momento torcente diviso il modulo di resistenza a torsione, deve essere sempre minore o uguale della tau ammissibile. E la tau ammissibile l'ho definita come abbiamo definito anche la sigma ammissibile nella lezione precedente, e cioè sarà pari a una tau limite diviso un coefficiente di sicurezza. Permettetemi,
Per inciso, tra l'altro, potete anche scaricarvi questi lucidi dalla pagina docente, sono di qualche anno fa, ma queste cose mi pare che fossero già inserite, e in ogni caso credo che questa lezione sarà online domani, pertanto vi potete poi direttamente scaricare il video. Vi pregherei comunque di guardarle sul libro queste cose, perché le avete già viste. Qui sto ripetendo quello che ho detto prima, dove ho usato JP invece di IP e RO invece di R, è la stessa cosa di prima. L'unica cosa che mi interessa è questa che vedete qui sotto, perché esprimendo il momento polare della sezione come pi greco di alla quarta 32esimi e andando a sostituire in questa espressione che abbiamo scritto prima, io ottengo questa formula che useremo sempre negli esercizi, ogni volta che inseriamo in uno degli altri ci sarà per esempio il momento torcente, perché la tau è uguale a 16 momento torcente pi greco di al cubo. Nel dimensionamento, nota la tau ammissibile, andrò a ricavare il diametro del componente. Ci sono domande? Per sezioni più particolari non facciamo la teoria, sappiate che esistono delle formule che trovate sui manuali che sono un pochino più complicate, cioè il modulo di resistenza ovviamente dipendendo dal momento polare della sezione, più complicata è la sezione più complicata è la scrittura del momento di polare di resistenza. In più, su sezioni strane diverse da quella circolare, oltre alla rotazione si ha anche deformazione della sezione, quindi la trattazione è un pochino più complessa. Sono di ausilio adesso fortunatamente anche codici di calcolo agli elementi finiti che risolvono il problema più rapidamente, esistono trattazioni analitiche per sezioni più complesse. Noi ci limiteremo, se dovesse capitare un problema in cui la sezione non è circolare, ad utilizzare formule presenti sui manuali o sui libri che sono qui riportate per la sezione ellittica, la sezione rettangolare o per altre sezioni più complesse. Vedrete comunque che noi, avendo a che fare prevalentemente con componenti tipo alberi di trasmissione, avremo, dove la torsione è importante perché è una trasmissione di potenza, quindi sicuramente c'è una rotazione dell'albero imposta dal motore, lì il momento torcente è importante, lì useremo quello che abbiamo visto, quindi prevalentemente lo useremo su sezione circolare piena o cava. Cava non ci sono difficoltà, tenete presente che sul momento polare dovete fare il momento polare della sezione piena meno il momento polare della sezione vuota, cioè dovete tenere presente di quello che è lo spessore della sezione che andate considerando. Vediamo un piccolo esempio di applicazione di questa formula. Supponiamo di avere un motore che fa ruotare un albero. Quest'albero deve trasmettere all'utilizzatore attraverso una ruota dentata questo modo di rotazione. Quindi la potenza del motore mi fornisce un momento torcente e questa ruota trasmetterà, se l'ho dentato, trasmetterà questo momento torcente all'utilizzatore facendo muovere l'utilizzatore, che può essere una ruota, possono essere delle ruote, può essere un meccanismo di qualunque tipo. In genere quello che voi avete noto quando credo che Fontana queste cose vi rifaccia la parte di valutazione della potenza di un motore, non so se l'avete vista o comunque la vedrete. In generale la potenza, questo segnatevelo perché viene sbagliato frequentemente, la potenza è uguale al momento torcente per la velocità di rotazione dell'albero, ohm che è spesso, come vi ricordo, in radiante al secondo. Quindi ogni qualvolta mi si dice che c'è un motore di una certa potenza, la rotazione che quel motore imposta all'albero, il momento torcente, meglio, che quel motore impone all'albero è dato dal rapporto tra la potenza e la velocità di rotazione. In particolare quello che voi sapete sulle macchine è il numero di giri al minuto. Quindi l'espressione in generale che dovrete usare è di questo tipo. La potenza è uguale a 2 pi greco n per il momento torcente,
diviso 60. Questo li converte, ovviamente, nota la potenza, ottenete il momento torcente, noto il momento torcente, potete ottenere la potenza. Per dimensionare questo albero, cioè di che diametro devo fare l'albero per riuscire a trasmettere quella potenza senza avere rotture? La tau massima qual è? Quella che si verifica sulla superficie esterna dell'albero ed è espressa, l'abbiamo visto prima, da 16 momento torcente pi greco di al cubo. Al posto di questa tau massima io devo mettere la tau ammissibile. Conosco il materiale, ho messo un coefficiente di sicurezza, so qual è la mia tau limite, quindi la mia tau ammissibile, per cui il diametro minimo che regge questa potenza è dato da questa espressione qui, cioè dalla radice quadrata di 16 pi diviso pi greco tau ammissibile, radice cubica, scusate. E quindi 16 pi greco tau ammissibile, 60 pi 2 pi greco n. Quindi nota la potenza del motore, posso dimensionare, scegliere il diametro minimo con il quale l'albero può trasferire quella potenza. Questa è una cosa che faremo spesso nella risoluzione degli esercizi. Domande?